inizio di stagione difficile per Piacenza e Arezzo, che cercano la loro identità, cercano di cambiare passo. Dallo stadio Cagliari di Piacenza, buon pomeriggio da Fabio Frabetti, Serie C TV dunque per questo Piacenza-Arezzo. In questa stagione Vicenza-Gubbio 3-0, attenzione subito a questa prima occasione per il Piacenza. Altro pallone, si cerca molto Moscardelli e alla fine c'è questo tuffo nel tentativo di liberare l'area di rigore da parte di Pergreffi. Moscardelli, c'è Cutolo che si era liberato e anche Durzi sta scattando la palla centrale di Moscardelli per Foglia, gran palla, Foglia, centrale. Angelo sfida di nuovo Luciani, Masciangelo, parte il cross, Romero, non c'era arrivato. Testa per Greffi. Palla dentro Moscardelli al volo di controbalzo e la palla finisce sopra la traversa con deviazione. C'è libero della lata al limite, se la porta sul destro, poi apre improvvisamente, attenzione al tocco, la palla sul palo di Dicenzo, poi gol! Il gol del Piacenza che è passato in vantaggio con Scaccabarozzi, dopo il palo di Dicenzo ha messo in rete, ancora lui, giustizia l'Arezzo dopo il gol. Va Ferri in pressione, altro passaggio, Borra, se l'allunga Romero, Borra! Un rischio enorme per Borra. Cutolo 3 su di lui, 4 quasi, fuori per Foglia. Col destro a cercare Moscardelli, limite nell'area, c'è il libero Corradi, sinistro e Durzi! Regala il pareggio all'Arezzo. Durzi, tutto solo, 1-1. Azione avvolgente dell'Arezzo con Durzi che va a festeggiare sotto il settore dei tifosi dell'Arezzo. Cutolo tagliatissimo, Fumagalli, poi al volo Luciani, ribattuto, al volo anche Foglia, fuori. Moscardelli a difendere sul primo palo, a mezza altezza, filtra la palla, colpo di testa Romero, sotto porta! E il Piacenza ritorna in vantaggio, Romero, il primo gol della stagione anche per lui, è sbucato, ha deviato di quanto bastava e ha trovato la deviazione vincente, anche Fumagalli è venuto a festeggiare con la sua panchina. Possono diventare 7. Cutolo a rientrare, pallone lunghissimo. Corradi, finta secca, Corradi, sinistro! Palla alta. Moscardelli la rimette lunghissima. Corradi e Fumagalli si oppone e poi la blocca. Ancora Corradi, è stato il giocatore comunque più pericoloso, se vogliamo, dell'Arezzo. Soprattutto in questa ripresa, al 50° superato della ripresa. L'Arezzo inviperito per questi secondi che passano e l'arbitro dice che è finita da qui, esulta il pubblico del Carilli. Prima vittoria stagionale del Piacenza sull'Arezzo, due volte in vantaggio il Piacenza, adesso ci sono discussioni. Fermo tipo per...